Domenica 9 maggio è andato in scena il secondo raduno di auto e moto d'epoca. L'evento si replica dopo il successo dell'anno scorso, in cui sfilarono circa 80 modelli, ed è patrocinato dal comune di Qualiano e promosso ed organizzato dal consigliere comunale Giulio Cacciaputi, con la collaborazione dell'Automoto Club Napoli Nord e con la partecipazione di Villa Maria la Lanterna dei fratelli Minna. La manifestazione si è tenuta in pieno centro per l'intera mattinata, un vero e proprio successo che ha superato anche i numeri della prima edizione. Erano presenti oltre 100 autoveicoli e circa una cinquantina di moto. A farla da padrone, naturalmente, le Fiat 500 e le Vespe, ma tanti anche i pezzi rari come la Austin Helley, la prima edizione della Fulvia Coupé, la 500 Roadster e la mitica Balilla. Una gran riuscita questa del secondo raduno, molte più macchine, molta più gente, aiutata anche da bel tempo. Sicuramente quest'anno rispetto all'anno scorso siamo riusciti ad incrementare il numero dei partecipanti e a superare anzi le 100 unità di vetture, siamo anche riusciti a raggiungere i 50 motoveicoli storici. La chiusura all'arteria, il tempo ci ha aiutato nella manifestazione e anche perché chiudere una strada si riesce meglio a far visionare i veicoli. Le persone che accorrono per la manifestazione e anche a far vivere comunque il paese a tutti quanti, famiglie, comprese i bambini che oggi possono scalzare liberamente con le bici lungo il percorso cittadino. Ecco, questa passione per le auto e le moto d'epoca com'è nata? È nata covata un po' col tempo, con l'acquisto di qualche vettura, una Fulvia Coupé prima serie, una Giulia, un'Alfa Romeo Spider. Poi, dopo la partecipazione a numerosi raduni fuori dal mio paese, io sono di Qualiano, ho deciso di portare la manifestazione a Qualiano perché è il mio paese, diciamo, natale. Quindi questa passione ho cercato di portarla e l'ho portata a Qualiano in modo che i miei cittadini possono anche loro gustare di queste vetture di un tempo e magari rispolverare vecchi ricordi. Prossimamente qualche altra iniziativa di rilievo a Qualiano? Stiamo pensando ad altre cose in collaborazione con l'amministrazione per portare altri avvenimenti del genere, non solo motoristici, a Qualiano, in modo da rendere la domenica non solo e non monotona e lasciare così i cittadini abbandonati nelle proprie abitazioni. Siamo con Gianni Di Paola, vicepresidente dell'Automoto Club Napoli Nord, copromotore dell'evento del secondo raduno d'auto d'epoca a Qualiano. Parliamo un po' di auto. Quali sono le auto più vecchie che ci sono in questo raduno? Sì, in questo raduno stamattina ci sono le Fiat Balilla del 33-34, che sono auto, diciamo, che hanno fatto la storia dell'automobilismo fra le più vecchie. Poi ci sono molte presenze di auto anni 50 e soprattutto anni 60, che diciamo da un punto di vista di collezionismo sono le macchine che si possono più usare con meno problemi perché sono quelle là un attimino un po' più moderne, quindi gli appassionati le utilizzano di più. Il ruolo da padrone la fa naturalmente la Fiat 500, ce ne sono tante, più o meno il valore adesso di una Fiat 500 qual è? Ma diciamo che una Fiat 500 perfettamente restaurata, a regola d'arte diciamo che va intorno ai 5-6 mila euro a salire. Poi ci sono tutte queste qua modificate, fatte da corsa, che ovviamente il prezzo sale, dipende poi dal modello. Questa vediamo proprio dietro una Fiat 500 modello particolare, ci puoi spiegare meglio qual è? Sì, questa è una Fiat 500 Gamine Vignale, è una fuoriserie, è fatta dal carrozziere Vignale appunto, in serie limitata. È una macchina che porta la meccanica e il motore della 500 normale, però la carrozzeria è completamente diversa e si rifà un po' alle macchine anni 30. Ecco, come associazione Automoto Napoli Club, quali saranno le altre iniziative in programma già nei prossimi mesi? Ma le altre iniziative, sicuramente ci sarà la passeggiata di primavera a Villaricca, poi il raduno della Milanurca, che sono appuntamenti annuali che noi facciamo per lo sviluppo del territorio, perché abbiamo scoperto che diciamo fra Giugliano, Qualiano, Villaricca, insomma a nord di Napoli, ci sono molte persone che conservano splendidamente queste macchine e quindi noi li premiamo e ci premiamo facendo questo tipo di Ma manifestazioni. non solo macchine, abbiamo visto anche circa una cinquantina di Vespe, di moto, anche Sì. di vecchie Harley. Sì, ci sono la parte, diciamo, l'equivalente delle motociclette della 500 sono le Vespe. Le Vespe e Lambrette, diciamo, sono state protagoniste della motorizzazione di massa degli anni 50 e 60 e a venire. E praticamente sono molto presenti nei raduni, nelle varie versioni dagli anni 50 agli anni 70.
Siamo con Natale Vanacore, uno dei leoni di questo raduno, presente con tre macchine importanti. Certamente, c'è una passione da sempre, da quando era bambino mi è venuta questa passione per le auto. Ne ho 8, sono una BMW 2002 T comprata nuova, un'Appia terza serie, bellissima, una Lancia Flavia, seconda serie, una Fulvia Coupé prima serie e una un 124 Sport 1600, una Lancia Fulvia GT e un Mercedes 300. A quella che è legata il ricordo più bello qual è? L'Appia terza serie perché comprata nuova da giovane, appartenuta sempre in famiglia, e da allora mi è venuta questa passione indescrivibile. Sono un appassionato esclusivamente di macchine Lancia, anche se ho una BMW comprata nuova, però il mio cuore è sempre verso la Lancia. Il prossimo acquisto quale sarà? Ma sarà sicuramente una Lancia 2000 iniezione elettronica, che ci tengo tanto, non appena avrò la possibilità anche economica la compreremo. Dove le trova queste macchine? Ma diciamo su Ruote Classiche, su internet. Pochi giorni fa mi è sfuggita proprio questa Lancia, era da sogno, purtroppo sono arrivato in ritardo e mi ha fatto molto male.